E me lo chiedi? Ti pare un modo normale di comportarti il tuo? Stacchi i telefoni, non sta mai con Felice. Tu hai un inciucio. Inciucio in crociera. Sento un profumo. Qui c'è stata una donna. Vabbè, sarà la creola che fa le pulizie. E certo, e usa Chanel numero 5. Ti dispiace se do un'occhiata? Guarda, guarda, tanto non troverai un capillo. Oh, signor, signor, signor. In effetti qui non c'è nulla. Hai visto, sono puro come un giglio. Hai guardato dappertutto, con attenzione, sei stata scrupolosa. Qui hai guardato? No. Hai fatto bene, infatti non c'è niente. Fammi vedere. Ma c'è solo il codice navale, è una tradizione tipica delle navi da crociera. Ehi, levati! Mamma mia. E questo? È mio. Tuo. Un tanga, così piccolo. Modello push-up. Beh, che c'è di strano? Voi donne vi tirate sulle tette e noi ci tiriamo sulle palle, stava San Dio. E vedi, questo tanga me l'ha consigliato il professor Zampetti, l'urologo. All'inizio un prurito, poi mi sono abituato e devo dire che è una mano santa per lo scroto. Chi è questa? Magda. Chi è Magda? Chi è Magda? Chi è Magda? Chi è Magda? Che domande? Ma è la nuova compagna di Felice. E perché sta con te nella foto? Perché la foto l'ha fatta Felice. Mio fratello con questa. Pezzo di gnocca, diciamolo. È per quello che Felice non stava mai con me, perché era sempre chiuso in camera a fare roba con questa, era una cosa da non credere. E infatti non ci credo, e glielo vado a chiedere. E se scopro che non è vero che stanno insieme, divorzio e ti rovino. No, ma che sei nata? Che gli vai a chiedere? Che li trovi sicuramente torcinari, una massa indistinta, poi ti metti di imbarazzo, diamo. Ma va, va. Tesoro, io ti aspetto qui, eh. Abbandonare immediatamente la nave, se salvi chi può. Qui mi arriva uno tsunami di rottura de palle. Situazione veramente spiacevole. Paolo! Che? Dove vai? In lavanderia. Ho visto Felice. E che t'ha detto? No, non ci ho parlato. Però ti devo chiedere scusa, avevi ragione tu. Prego. Scopano come ricci. Maggie, Francesca, i nomi. Lui, Felice, lei? Magda. Magda, ma sei sicura? Avrei visto male, forse. No, no, no. Oddio, ci ho messo mezz'ora per vederla in faccia, però era proprio lei. Le piaceva? Direi moltissimo. E poi non avevo mai visto Felice nudo, ma... Più di me? Ma poi un ritmo, un'energia. Lasciamo stare i particolari.